serissima ma anche molto seria, no? Sì. Ecco, questo giocare, giocare a raccontare sempre storie nuove, come nasce? Ma probabilmente nasce da bambino. Un bambino cosa fa? La prima cosa che fa? Gioca. Poi, se uno ha la fortuna, continua a giocare tutta la vita. E se uno si secca, a un certo momento fa delle cose serie. Sì. Ma il gusto è, diciamo, in lei, no? Di continuare a raccontare sempre storie nuove, eccetera. Da cosa si alimenta? Ma da cosa nasce cosa? Bisogna anche dire la verità, che non lo so, io faccio varie attività, tutte diciamo di arte applicata, però ognuna suggerisce qualcosa all'altro. Mettiamo per esempio il Pinocchio della tosse, idea che è venuta da Antonino Conte, facciamo un Pinocchio. Poi, sapendo che noi facevamo il Pinocchio, la Galleria Nuage mi ha chiesto: ma perché facciamo anche il libro di Pinocchio? E allora finalmente ho illustrato il libro di Pinocchio. Poi dal libro di Pinocchio ho fatto delle litografie, ho fatto delle storie e ormai sono diventato quasi un pinocchiofilo o come si dice, un Pinocchio è entrato nel mio mondo quanto Pulcinella, insomma. E questo per dire come non c'è una cosa che resta poi isolata, è molto difficile, anche se io non lo voglio. Prendiamo per esempio l'esempio del Candido di Voltaire, che è stato sempre un mio pallino. Finalmente sono riuscito a illustrarlo. Queste illustrazioni sono andate in giro, hanno fatto delle serigrafie, sono arrivate a Ischia. A Ischia è venuto un regista che io conoscevo del resto, di St. Louis, che doveva mettere in scena il Candido di Bernstein. Mi ha chiamato, dice: ho visto delle serigrafie che sarebbero proprio adatte per il mio spettacolo, me lo potresti fare? Allora ho fatto anche la scena del Candido. Quindi è tutto molto legato. Non si sa, quando si incomincia non si sa dove si finisce. E forse non si finisce finché non finiamo noi. Da qualche giorno Genova si sta promuovendo come città d'arte, entra nei circuiti d'arte, eccetera. Contributo, lei parlava di arti applicate, no? Sì. Questo fenomeno, che tipo di futuro immagina un artista per una Genova città d'arte? Ma intanto ci sarebbe tantissimo da fare e qualche cosa forse è venuto già spontaneo. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto la prima di Ubu e il fotografo Giorgio Berga mi ha inaugurato il suo studio, cioè tutto il quartiere che va da Palazzo Ducale fino a Sarzano era talmente vivo che un pittore di Milano, Eugenio Carmi, che era venuto per una presentazione al Ducale, ha detto: ma qua siamo a Montmartre, non siamo più a Genova. Cos'è successo? Io ho abbandonato Genova 10 anni fa, e anzi 20 anni fa, ed era la città più morta d'Italia. Sono andato a Milano, ma adesso mi sembra molto meglio qua. Era un caso, però è una possibilità.